Ci siamo? Eccoci. Buonasera, Ciao a tutti, Gabriele ragazzi. e Gabriele insieme stasera. Siamo insieme, ci sono io a tenerti compagnia stasera, dai. Grazie, Avevo bisogno di una spalla forte, Gabriele, grazie. grazie a te. Allora, Niente. ci siamo, ci Stasera. siamo, ci siamo. Aspettiamo qualcuno, vediamo se si collega nel frattempo Aspetta che qualcuno. tolgo l'audio di qua, ok. Allora, al Vediamo. momento vedo Pier Giorgio collegato. Ci sono C'è tre Sara, ciao persone. Sara, c'è Sara. Sì, Sara, qualcuno eccola. si sta Ok, collegando, okay? Non siamo solo noi, dai. ottimo, ottimo. Niente, dai, è passato già il Ci mese, siamo. insomma, di aprile, ci siamo, iniziamo il nuovo mese di maggio. Vediamo, è arrivata anche Roberta. Ciao Roberta. Ciao Robby. C'è Paola. Ciao Paola. Ok, Ciao Paola. ok. Pier C'è anche Giorgio per ci Giorgio che ci saluta, saluta. che ci ha abbandonato all'ultimo momento, però va bene. Grazie Pier Giorgio. La regia dietro le quinte, sì. Ciao Adriana, Ilenia. Ciao a tutti. C'è anche Cinzia. Beh, dai, allora Sì. iniziamo a dire un po' che cosa abbiamo pensato per questo mese di maggio. Che Beh, sì, dici? direi di sì. Direi di sì. Diciamo. Abbiamo pensato di proporvi qualcosa un po' di diverso anche per dare un po' di movimento, direi quasi shaker, insomma. Ogni riferimento è puramente È puramente casuale. casuale, sì, infatti. Abbiamo pensato di proporvi un diario, chiamiamolo Midori o chiamiamolo TN, insomma, Travel Notebook, quello che volete, insomma. Un piccolo diario dove possiamo appuntarci, io lo uso tantissimo per prendere appunti, schizzare i progetti oppure segnarmi delle date importanti, un po' insomma per quello che insomma, vi è più comodo o raccontare magari quello che sono le giornate particolari perché c'è chi ama anche decorargli questi TN. E niente, praticamente io ho pensato a una copertina. Aspetta, che faccio vedere il movimento dello shaker. Una copertina shaker con degli inserti. Io, vabbè, ne ho inseriti tre, però se ne possono inserire anche cinque, quattro, cinque, insomma, con delle alette dove magari possiamo conservare. Fare delle ulteriori taschine e conservare insomma dei biglietti, quello che insomma vogliamo. Io ad esempio uso tantissimo i piccoli calendarietti Ah, che bella questa idea, mi piace. perché spesso magari mi segno degli appuntamenti che devo ricordare, allora me li vado a cerchiare. E niente, praticamente hanno delle taschine dove si possono inserire insomma vari biglietti, promemoria, insomma ogni piccolo inserto quadernetto ha delle taschine diverse. Questa per dire ha una taschina insomma tagliata un po' diagonale. Nell'ultima abbiamo un'altra taschina che è lunga e con i ritagli, gli avanzi della carta abbiamo creato un piccolo block notice magari. E niente, insomma, poi insomma, come meglio credete, se ne possono aggiungere, io ne ho fatti tre, però se ne possono aggiungere altri due tranquillamente, ci stanno tranquillamente. E niente, la copertina, ho pensato a una copertina alternativa alla classica, insomma, plastificata. Ho pensato a qualcosa di un po' movimentato, non so se riuscite a vedere il movimento all'interno, dei piccoli shaker, insomma, che danno il movimento.
E Buonasera a tutti, poi eccomi. è arrivato. Eccolo. Buonasera, dear Ciao, Giorgio. scusatemi. Ragazzi, io, no, vabbè, io mi vergogno anche un pochino a dirlo, ma avete presente quando uno si chiude fuori casa, no? Lasciando le chiavi dentro? Ecco, esattamente quello che ho fatto io con StreamYard stasera. Mi sono autobannato e ho dovuto riaccettarmi. Vabbè, lasciate perdere. Giusto Capita, un dai, piccolo check. capita. Mi sentite bene? C'è qualche rientro per caso? No, ti No. sentiamo bene. Ok, Noi ti sentiamo perfetto. bene. Vediamo magari gli altri da casa cosa Ok. dicono. Poi provo anche a mettere Allora, il video, intanto vi faccio ciao a vedere anche. tutti che Che sono arrivate stanno diverse persone. continuando a Ciao a tutti. salutare. Ciao Alida, c'è Ok. Roxana. Sì, no, adesso leggo anche i commenti. Ciao Roxana, ciao Paola, Franca, Adriana, C'è Roberta, Cinzia, Gerarda, Gerarti, Cristina, Paola. sì. Ciao a tutti. Allora, io scusate, ho anche interrotto la presentazione da parte di Claudia. Ci tengo giusto a dire una cosa. È stata un po' una sfida questa che insomma, abbiamo lanciato a Claudia, che è stata gentilissima ad accettare, perché abbiamo proposto un pad di carte, una fantasia che diciamo, doveva essere, come dire, un po' capita, perché è un po' minimale, molto particolare. E non era assolutamente facile, insomma, realizzare qualcosa di bello, e invece Claudia, cioè, non avevamo dubbi, però insomma Claudia ha fatto un lavoro stupendo, Grazie. come potete vedere. E quindi allora, mando alle ciance, mi faccio un passo indietro, continuate pure, io intanto adesso metterò anche i link dei prodotti contenitori, chiaramente, di Perfetto. tutto quello che insomma, state vedendo, tutti i prodotti per poter replicare il progetto. E, ok, ci si vede strada facendo, ci sentiamo strada facendo durante la diretta. A più tardi. Va bene, a più tardi. Gabriele, vogliamo Aspetta ricordare che già c'ho da. un rientro, aspetta. Vai, ok, eccoci, Ci scusami. siamo? Ok. Ho avuto un attimo di rientro. Allora, Dicevo, ricordiamo vogliamo intanto i vincoli ricordare i esattamente. vincoli? Sì. Allora, sì. Allora, il vincolo obbligatorio è la struttura con la chiusura d'elastico, mentre il vincolo opzionale sarà la copertina shaker. Avete tempo per realizzare questo progetto fino al 31 maggio alle 23:59, appunto del 31 maggio. Per il punto extra avete tempo fino alle 22:30 del 4 maggio. Perfetto. E niente, io direi di iniziare. Perfetto. Ok, allora io come materiali base, aspetta, questo lo spostiamo di qua. Un attimo, solo che. Allora. Io come sempre ho preparato i miei appunti con le misure, insomma, della copertina e delle copertine dei quadernetti. Niente di che, molto semplice, un progetto proprio semplicissimo. Partiamo da una base di 4 fogli che sono e tre per Claudia, ti ognuno è saltato per l'audio. Ripeti un mi è attimino per saltato l'audio. favore i fogli perché ti è saltato l'audio. Mi senti adesso? Ora sì. Perfetto. Dicevo, per fare praticamente questo diario, è necessario avere un foglio per la copertina. Io parto sempre da un 30-30, poi i vari ritagli, gli avanzi, li recuperiamo comunque per fare le taschine o per fare delle tag da inserire, piuttosto che, insomma, altre, tipo anche il retro del block notice, insomma, recuperiamo tutto. Partiamo sempre dai 30-30, dicevo, e necessita uno per la copertina. E nel nostro caso ne faremo tre di quadernetti, quindi abbiamo bisogno di tre fogli, che possono essere tutti i pattern fronte-retro, oppure si può lavorare anche con fogli tipo Florence colorati, abbinati naturalmente alle carte, alla collezione. E poi magari decorarli diversamente, insomma, decorarli successivamente. Io ho preferito appunto alternare, quindi fare il gioco di alternare come ho fatto un po' nell'esempio, che ho voluto alternare
qui ho usato per dire un Florence rosso e poi l'ho decorato. Questa invece è una pattern che comunque è decorata, però insomma lavora da sola, insomma, in un certo senso. E qui ho usato sempre un altro Florence che ho a sua volta, insomma, decorato. Qui, per dire, ho anche un po' colorato con i distressi ink, insomma, mi sono sfiziata un po'. E qui praticamente ho decorato semplicemente l'aletta e basta. Però potete tranquillamente utilizzare anche direttamente carta pattern, insomma, direttamente, senza problemi. E niente, allora partiamo dalla copertina. Un attimo che prendiamo. Allora, Gabriele, avvisami se non si vede bene l'inquadratura, perché poi sì, magari ti avviso lavorando io. poi mi sposto. Allora. Guarda, ti dico che Cristina ha scritto un commento che ti stavo per fare anch'io prima. I tuoi appunti sono precisissimi. Sta recuperando il progetto del packaging profumato. Ed è vero, Grazie, sei precisissima con gli appunti. Ovviamente perché poi mi ci aiutano, perché... cioè sì. gli appunti non servono solo a voi, servono anche a me per non dimenticare nel panico della diretta, dimenticare insomma i tagli. Ciao Lucia, inizio a vedere qualcun'altra arrivare. Vabbè, partiamo con le copertine, con la copertina. Allora, praticamente dobbiamo fare la nostra copertina. Io ho fatto un calcolo perché la faccio entrare fondamentalmente in un foglio. Ecco, aspetta, la faccio vedere. In un foglio di questi, quelli classici da raccoglitore, insomma, ci sono quelli lucidi. Io ho optato per questo opaco per una questione anche di riflesso della luce sopra. L'ho detto, vabbè. Vado sull'opaco, insomma, non rischiamo, però va bene anche il lucido, insomma, viene benissimo. E quindi, siccome appunto deve entrare l'altezza della copertina, deve entrare in questa parte qui, insomma, nell'apertura del foglio trasparente, io ho fatto un calcolo che deve essere di 21 cm e 8. Quindi mi vado a tagliare il foglio a 21 cm e 8. Gira un attimo. Vedete meglio così? Sì, forse sì. 21 e 8. E questo pezzo lo recupero perché servirà poi magari per qualcos'altro, insomma. E poi, allora, dobbiamo fare 12, 12, 24, 26 e mezzo perché abbiamo 12 la copertina, il fronte, 12 centimetri la copertina sul retro e poi ho calcolato 2 centimetri e mezzo per il dorso. Quindi arriviamo a 26 e mezzo. Ok, quindi 21,8 per 26,5. 21,8 per 26,5, Ok. perfetto. E cordoniamo a 12 centimetri a destra e 12 centimetri a sinistra, ma potete fare anche 12 centimetri e 14 e mezzo, come vi è più comodo, insomma. Cioè, dobbiamo ottenere questo. La pagina deve essere 12 per 21,8, ok? E il dorso di 2 e mezzo, è questa. Questa è la co nostra copertina. Allora, io poi, siccome sono andata ho utilizzato praticamente un Florence, ho pensato di decorarla con dei, perché mi piaceva l'idea della mattatura in realtà, e quindi ho deciso di decorarla un po' con la pattern che faceva parte di questa collezione qui. La collezione che sto usando è quella si chiama Au Jardin, scusate il mio francese che non va bene, è di Mes Petits Ciseaux, ok? Perdonatemi sempre per il francese. Praticamente è questa la mia copertina. Siccome volevo dare
anche in questa qui volevo dare un po' una sorta di rilievo, diciamo. Ho deciso praticamente di stressare un po', no, scusate, non di stressare, ma di dare un po' di colore col Distress Ink. In quest'altra copertina ho usato il nero. Qui sto valutando, magari potrei utilizzare un tono sul verde, giusto per dare un po' lo stacco, insomma, al bordo della carta. E niente, quindi Claudia, me c'è lo voglio. Tata Calabrese che ti saluta al volo, è passato a fare giusto un saluto. Ciao Tata. E c'è Gerarda che dice che questa sera proverà a fare almeno i tagli. C'è qualcun altro, ragazze, che lo sta facendo in diretta? Dai, è semplicissimo, è velocissimo. Sì. Vabbè, Gerarda, sei un vulcano. Cioè, Gerarda è velocissima, bravissima, ti ammiro. Ottimo, ottimo. Sappi, È ti Tata che ti manda ammiro. tanti tanti cuori. Grazie, Tata. Poi lo so che mi rivedrai con calma. Allora, io sporco un po' i bordi. Ok. Guarda, Sì, è tanti giusto tanti per cuori dare pure un po'. a te. Anche Gerarda ho intravisto. Tanti tanti cuori, tutti Grazie meritati. ragazze. C'è Beh, Colombina Colombina che è arrivata, ciao cerco di fare la Colombina. brava. Allora, io sporco i miei bordi. Vai Robby, scegli e falla stasera in diretta il Dai, che progetto. veloce è facile. Ti togli il pensiero perché poi arriveranno altri progetti ancora più belli e quindi li devi fare tutti, Roberta. E il mio mi dispiace però in centimetri. Ai Robby, speriamo che dai, guarisci presto. Roberta dice: non posso passare il negozio, sono positiva. Ai ai ai, ne so qualcosa, giusto un mese fa più o meno. Allora, Roberta, intanto, non so speriamo, se avete insomma. visto, io discretamente mi sono ricollegato e vi faccio vedere un po' di cose. Intanto la mascherina non c'entra nulla. Ok, si vede? Sì, vedo tanti Piccino, elastici però sì. colorati. Allora, La collezione. cosa ho messo qui? Innanzitutto il pad au jardin, che è questo, con le sue fantasie minimali, come vi dicevo, e anche eventualmente per chi volesse acquistarli, i die cut. Ho messo il link con tutti i prodotti. E poi una piccola, no, non piccola, cioè tutta la selezione Elastici degli sono elastici, bellissimi scusate. perché comunque farli tutti colorati, cioè usare Io le ho portate tutte tipo per comodità. Poi sì, magari, ma hai fatto un soprattutto trasloco per Giorgio, praticamente. una piccola collezione. Ma guarda, anche 20.000 perché Malta fiori. quando ci si mette poi li prende tutti, ha l'imbarazzo della scelta. Per esempio, ecco, diciamo Bene. con Claudia, i colori magari, ecco, che possono andare bene. Un rosso, un nero sicuramente. Sì. Tipo in questo, quello che sto realizzando adesso, anche un bel verde. Sì, No, di la verde ne cosa, abbiamo in questo caso due, ne abbiamo la presi due. cosa bella è che appunto uno poi, solito io ho usato il nero perché avevo le tonalità sull'altra carta che insomma tendenti al nero, però effettivamente insomma è bello anche abbinare un elastico colorato in base ai decori, alla carta, insomma ai toni della carta. È bellissimo, cioè comunque da un tocco in più. Pier Giorgio, Roberta dice non infierire perché non può passare il negozio. Spediamo, Roberta, non è un problema. Arriviamo in tutta Italia, Roberta. Roberta, approfitta che sei positiva. Positività creativa, fidati. Allora, incolliamo. Guarda, li puoi sfornare per tutti i parenti e vicini, Roberta. Roberta, grazie per il complimento. Davvero. Oggi, allora, io intanto che insomma Claudia è all'opera, se Gabriele
mi permette. Io vorrei raccontare una cosa molto carina che è successa oggi in negozio. Allora, non faccio nomi, però è questione di privacy. Dunque, c'era una cliente che stava, vabbè, è venuta prima per sbirciare dentro lo scatolone di Aloha Seed. E mentre era sul pavimento lì, china, eccetera, entra un'altra cliente, un insegnante. E si guardano un attimo e l'insegnante dice all'altra cliente, che era lì tutta presa: "Ma tu sei quella mamma che 5 anni fa mi aveva fatto quel diario, cioè scusa, sì, quel registrino, cos'era, un registro di classe, un ricordino di fine anno, un mini registro di classe, una cosa del genere. Ma per caso sei tu?" "No, perché da lì mi è nata la passione per lo scrap e da lì ho scoperto un mondo." Insomma, c'è stato questo momento, caramba, che sorpresa, è stato molto Wow! carino. Adesso magari mi staranno ascoltando perché hanno detto entrambe che avrebbero seguito la diretta. È stata veramente una cosa carina. Non l'ho detto sul momento perché così, insomma, era una cosa loro, però ho fatto veramente piacere. Allora, c'è Rosa Zazza che dice che è la prima volta che ci vede ed è difficile fare un mini album. No, Rosa, provaci perché, in parte non è un mini album, stasera stiamo facendo un bellissimo Midori. Provaci perché questo progettino è veramente bello e alla portata di tutti. Allora, Guarda, lo scusa, puoi devi dire, usare no, l'errore è anche? mio. Sì. Chiedo scusa, l'errore è mio perché ho scritto mini album e ho mandato sto mandando Ah, online ok, c'è scritto la vecchia mini scritta, adesso album. lo correggo Ah, ok. subito. Correggo subito. Comunque, questo lo puoi utilizzare anche per abbozzare anche, chiamiamoli dei mini low, perché poi ogni pagina la puoi comunque decorare io lo uso molto per gli appunti, ma perché è una questione mia, insomma, a me piace molto schizzare anche il progetto o un qualcosa che ho in testa, disegno molto sul foglio bianco, però puoi utilizzarlo anche per ricordare una giornata, per conservare un ricordo speciale, dei biglietti e poi scrapparli, cioè scrappare una foto. Insomma, poi ci si può sbizzarrire un po' come si vuole, cioè, alla fine diventa anche un mini album a tutti gli effetti, dipende l'uso che uno poi ne fa. Niente, allora. Esatto, in realtà sì, potrebbe diventare anche un mini album, perché no? Infatti l'abbiamo chiamato diario anche per quello, perché in un certo senso Ah. è quel qualcosa di tuo che a volte serve anche per raccontare una giornata e ricordarla in qualche modo, perché poi alla fine lo scrap, insomma, sappiamo che è anche quello, no? È esternare un po' quello che uno ha dentro. Allora, diciamo che la copertina fondamentalmente è finita in parte. Io nel frattempo la metto via un attimo perché devo attaccare praticamente l'attrezzo che mi servirà fra un pochino per completare la copertina. E io, datemi un attimo, se non faccio danni, e No, vabbè. smonto, tiro via qualche spina che non devo tirare via, però per il frattempo il bello della diretta è in mare. Ok. Allora, poi ovviamente ragazze troverete sulla pagina anche la dispensa dove ci sono riportate tutte le misure e tutti i tagli e le pieghe. Sì. Ok. Nel frattempo possiamo passare al taglio delle copertine, allora, dei quadernetti. Quindi, come vi dicevo prima, io ho scelto di utilizzare Florence, una carta pattern e un altro Florence. E quindi prendiamo il primo e quindi tagliamo, facciamo il taglio, liberiamo Sì, anche Roberta questo. userà il fuse Claudia per fare Sì, per la la copertina chiusura shaker. shaker. Il tempo che si scalda e ve la faccio vedere un attimino, soltanto se non. Allora, tagliamo la prima copertina del quadernetto. Io parto sempre da un discorso di una pagina 30-30. In questo caso sfrutto tutta la lunghezza del Florence. E in parte anche la parte sotto, insomma, recupero giusto un pezzettino che anche questo pezzettino servirà poi più avanti per un'eventuale taschina, insomma, lo possiamo sfruttare, insomma, in vari modi. E quindi
per evitare di cordonarlo, io vado a tagliarmi prima questo pezzettino qui. Aspetta che arriva, che la scrivania non mi basta mai. Allora, siccome abbiamo una aletta di 9 centimetri, allora innanzitutto tagliamo il foglio a 30x30, così sono sicura di non fare. Ok, 30x30. Perché il Florence è quasi un 30 e mezzo per 30 e mezzo, 34 più o meno, quella è la sua dimensione. Quindi so che a 9 centimetri ho l'aletta, perché l'ho segnato. Quindi 9 centimetri e parto dal taglio da 11. Ok. Lo sto facendo per evitare, insomma, di cordonare un pezzo che poi magari mi può servire intero. E quindi adesso faccio la mia prima cordonatura a 11 centimetri. E qui posso andare di taglio. E ho recuperato il mio pezzettino. Ok? Questo lo recupero, lo salvo, evito di cordonarlo, insomma. Quindi la prima a 11, poi procediamo con la seconda a 11 di nuovo, quindi 11 più 11, 22. E quello che rimane sarà un'aletta. Scusate, ho dimenticato che devo fare anche qui la cordonatura a 9 centimetri. E quindi controllo solo che questa altezza sia 21, perfetto. Ok, ci sono, giustamente. Spero di essere... Allora, Fermatevi se non è chiaro qualcosa. allora Claudia, chiedono, per chi non ha il fuse, può cucire la copertina? Sì, infatti ci sono... Non l'avrei detto dopo. Ci sono varie alternative al fuse, che potrebbe essere un'eventuale cucitura con macchina da cucire. L'importante è che sia una cucitura stretta, che non faccia uscire le paillettes. Potrebbe, oltre a quello, sì, si potrebbe anche cucire a mano, però insomma bisogna fare una cucitura abbastanza stretta per non farle scappare, insomma. Altre alternative al momento non mi viene in mente niente, insomma, però sì, si potrebbe fare. Allora, Simona, per rispondere a te ti dico, hai visto? Abbiamo trovato il progetto giusto per farti aprire la confezione del fuse e poterla utilizzare, perché Simona dice che ha il fuse da un secolo, ma ancora, è ancora sigillato nella scatola. Infatti Qual è abbiamo il trovato momento il progetto giusto. E migliore? infatti ho pensato, anziché fare la solita copertina, insomma, plastificata, ho detto perché no, pensiamo a qualcosa di alternativo e di Esatto. diverso. Allora, io nella aletta, questa piccolina, siccome andrà praticamente all'interno, aspettate un attimo che mi sto ingarbugliando con il filo, praticamente andrà all'interno e incollerò praticamente un lato. Questa parte qui, insomma, la rifilo appena di 1-2 mm per evitare che dia fastidio nella piega, ok? Perché comunque andranno inseriti i fogli al centro. E quindi generalmente faccio un taglietto di un paio di millimetri, giusto che la taschina Non dia non fastidio. dia fastidio, sì. Quindi fai una sorta di invito. Esatto, che bravo. Allora, Rosa, dove siamo? Il negozio è a Pescara. E, ovviamente trovi anche il sito online e, insomma, spediscono in tutta Italia. Ok, facciamo magari Ah, c'era tutte Roberta che le... aveva risposto. Grazie, Roberta. Grazie mille Roberta, eccoci. Allora, sì, Rosa, Passiamo. sì, siamo a Pescara da un paio d'anni come negozio fisico e mentre come negozio online dal 2016. Come ha detto Gabriele, spediamo in tutta Italia, con ordini superiori alle 79 euro c'è la spedizione gratuita.
e poi diciamo che saltuariamente nell'arco di un po' random facciamo anche delle promozioni, anche a volte spese gratuite per, non so, per ordini superiori ai 30-40 euro, prodotti in offerta e anche lo scrapivendolo che in settimana tornerà. Scrapivendolo è una piccola diretta di un'oretta e mezza, due ore, dove proponiamo prodotti rigorosamente in offerta, magari dalla sezione outlet del sito, oppure facciamo delle offerte, ecco, nell'arco della valide solo nell'arco della giornata, da cogliere al volo, come si dice. Ok, allora la prima copertina, diciamo, del quadernetto è finita, poi fermeremo la taschina, insomma, le decorazioni poi naturalmente le fate voi a vostro piacimento, però adesso mi interessa farvi capire un po' la struttura, le taschine, come insomma andremo a farle. Questo è il secondo foglio, quindi la copertina del secondo quadernetto, e qui praticamente ho fatto un ragionamento, ho lavorato praticamente su un rettangolo di 22 per tutta la lunghezza del foglio, recuperando praticamente tutta questa fascia qui della pattern per un'eventuale decorazione. E quindi vediamo prima. Allora Claudia, scusami se mi è venuto da ridere, ma stavo leggendo dei commenti. Allora c'è, cioè, Cristina, mi sembra che ho perso il commento, mi sembra fosse Cristina, eccola qui, che anche lei ce l'ha ancora sigillato. E Alida ha scritto: al prossimo meeting lo portiamo, anche il fuso ovviamente si intende, anche solo per far vedere che ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. No, comunque, scusa Cristina, complimenti, cioè tenere sigillata una cosa che serve per sigillare è il colmo. È indispensabile questo, è giusto. Poi per rispondere a Roberta, non abbiamo fatto la promo perché abbiamo proprio lo scrappivendolo, dai, tra domani, dopodomani lo facciamo, e abbiamo delle cosine molto carine, anche perché è arrivato parecchia roba di Alua Seed, di Lora by Lora, Zibulin, quindi dobbiamo fare spazio e quindi metteremo un po' di cose in offerta, insomma. Allora Claudia, Adriana dice, sì, che purtroppo le si blocca il video, quindi lo vedrà domani in differita, e ti fa tanti complimenti perché è un progetto davvero sfizioso. Adriana, grazie, un saluto Adriana. Grande. Un saluto. E buona ci sera, però ci piace che si blocca. Allora, praticamente io, aspetta, forse abbiamo perso un passaggio, così nel frattempo io tagliavo. Dal 30-30 ho tagliato praticamente questa fascetta qui, perché ho tagliato a 22 centimetri, che sono le due copertine, 11 più 11, e quindi adesso vado a cordonare al metà, esattamente, quindi 11. Roberta, sì, è da parte Alua Seed, assolutamente. Infatti chi l'ha preordinato, che avrà uno sconto del 5%, come non so se vi ricordate, e quindi è già da parte in negozio. Da domani sarà acquistabile anche dal sito. Ok, ruoto il foglio e cordono a 21, che è la nostra altezza del quadernetto. Praticamente okay, questa copertina, sì, l'hai fatta 30 per 22, sul lato da 22 cordonata 11 centimetri. Perfetto. Cordonata 11 centimetri, quindi è perfettamente a metà. La metà. E il basso cordoniamo a 9 centimetri, giusto? Sì, a 9 o a 21, perché è la stessa cosa. 21. A 21. L'importante è mantenere sempre la dimensione del quadernetto, che è 11 per 21. Quella è la, diciamo, alla fine deve essere la dimensione della copertina. Poi le alette le possiamo fare più corte, insomma, come vogliamo. La cosa fondamentale è mantenere la struttura, insomma, fondamentale del quadernetto. E qui andiamo di taglierino, perché anche qui andiamo ad aprire le tasche dandogli un lieve, aspetta, adesso lo faccio vedere. Oppala. Scusate, ma ho il filo delle cuffie che mi dà ogni tanto. Ho paura di tranciarlo, ditta.
mi capita in mezzo, lo trancio. Ok. Praticamente creo anche qui l'inserto per poterla piegare e lasciare la possibilità di graffare praticamente i fogli o di cucire i fogli internamente, ok? E questa è un'altra copertina. Arriviamo, questo è un pezzo che abbiamo recuperato, lo mettiamo via, lo utilizzeremo dopo. Arriviamo all'ultima copertina del quadernetto e anche qui partiamo sempre da un 30-30, sfruttiamo tutta la lunghezza del 30 e qui praticamente un po' è l'opposto della prima. Recupereremo, qui ci sarà l'aletta e questo pezzo qui sarà quello che praticamente avanzerà e noi eliminiamo. Allora, possiamo fare anche un discorso di... Possiamo volendo cordoniamo prima 21, tanto il taglio lo possiamo effettuare anche dopo, così magari vi faccio vedere bene. Cordono a 21, che è l'altezza del nostro quadernetto, ok? Poi devo cordonare scusate, a 8, 11 e 11. Però per recuperarmi questa parte qui, diciamo che mi conviene, facciamo così, cordoniamo a 11 e tagliamo quel pezzo in più, perché è un peccato perderlo. Faccio vedere un attimo, facciamo con la taglierina. Non so se magari un passaggio non è chiaro. Ditemelo pure, fermatemi. Ok, io recupero questo pezzo perché sennò una volta fatta l'altra cordonatura rischio poi di dimenticarmi e andare dritta. Quindi questa sarà l'aletta e quindi mi manca l'ultima cordonatura per fare l'aletta lunga. E quindi aspettate un attimo, cordono così, quindi 11 più 11, 22. Ok, e questa è l'altra aletta. Aletta, aletta e chiusura. Anche qui andiamo a fare un leggero rifilo alla lettina che sale su, perché queste meno male sono un po' più corte, quindi il problema non c'è. E sono queste qui piccoline che vengono dal basso, che vanno un po' rifilate. Tolto giusto quel 1-2 mm che non dia fastidio nella piega, insomma. Fondamentalmente. Aspetta che qui dobbiamo andare. Ok. Dovrebbe essere caldo. Okay. Questi sono i tre quadernetti. Sì, Alida, sto sorridendo perché continuo a leggere i vostri commenti. Mi state facendo morire, però diciamo mantengo un po' Io non riesco a di seguirmi perché contegno. sto cercando di... Allora, di non confondermi perché... Per qualcuno, insomma, sono sembrati tanti 30 fogli a 4 da stampante, però in realtà non sono altro che le paginette interne di ogni quadernetto. E ne occorrono 10 per ogni quadernetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sono 10 fogli a 4. Che io rifilo, siccome praticamente il quadernetto è 11 per 11, quindi il foglio intero dovrebbe essere di 21 centimetri, quanto è una 4 per 22 centimetri. E quindi il foglio a 4 lo andiamo a, lo facciamo magari meno perché sennò Robby, ma diventano. come?
Eh beh, sì, Anita, direi di sì. Ragazzi, intanto ne approfitto per una cosa che non ho detto ancora. Ho pubblicato sul gruppo come immagini la dispensa del progetto di Claudia. Allora, praticamente io sto tagliando il foglio A4 nella sua lunghezza, nel lato lungo, a 22 centimetri. Lo faccio a blocchi in modo che non rovino la lama della taglierina. Un attimo. Recupero queste parti qui, queste non sono altro che le parti che io ho sfruttato per il block notice finale. Sono sempre comunque dei fogli per appunti, è un peccato buttarli via perché comunque sono comodi per appuntarsi le ultime delle cose, insomma, gli appuntamenti, insomma. E quindi dal lato praticamente che abbiamo tagliato a 22 centimetri va piegato a metà. Io mi aiuto con la battuta della taglierina per tenere fermi i fogli e li vado un po' a piegare. In modo da formare un libretto. Sì, poi in diretta naturalmente le cose non vengono mai. Va bene. Allora, Claudia, praticamente tu pieghi i fogli. Ricordo sì. Un attimo le scadenze e i vincoli. Perfetto. Allora, la scadenza per fare il progetto avete di tempo fino alle 23.59 del 31 maggio, quindi fino a fine mese. Per il punto extra dovrete pubblicare all'interno dell'album di riferimento entro il 4 maggio alle 22.30. Quindi le 22.30 sono la scadenza massima per il punto extra. I vincoli da rispettare sono la struttura con la chiusura con l'elastico. Il vincolo opzionale è la copertina shaker. Trovate anche nella diretta, trovate il link che ha messo prima Pier Giorgio, che vi porta anche nella sezione del sito dove trovate tutti i prodotti utilizzati da Claudia questa sera. Se vi dovesse servire in un secondo momento, basta entrare sul sito del negozio Marta Attack e trovate appunto la sezione dirette. Dentro la sezione dirette trovate tutte le dirette già fatte, più quella di Claudia di questa sera, con all'interno appunto tutti i vari prodotti utilizzati nelle varie dirette, insomma. Ok. Sì, Gabriele, perfetto. E poi nella sezione del prodotto contenitore, in alto, trovate anche il link per recuperare la diretta su YouTube, perché una volta finita la scarico, la estraggo e la carico sul canale YouTube. Perfetto. Quindi avete subito, così avete diciamo anche molto più pratico da ritrovare, che magari bisogna cercare all'interno del gruppo Facebook eccetera, invece lì c'è il canale YouTube con tutti i video in ordine cronologico e quindi insomma li trovate più facilmente. Nel frattempo non vi ho detto che Marta in questo momento è al lavoro, quindi non c'è, ma sta tornando, quindi tra un po' la sentirete rientrare e la sentirete salutare. Allora, aspetta, quindi facciamo tutti. Prendere... Ah no, scusa, stavo parlando di cortisone. Pensavo di prendere qualche prodotto particolare, Alida. No, il cortisone no. No, sono talmente abituato. Perché non prendete no. Questo? Perché non prendete questo? Vado subito a pensare a qualche pustella, a qualche pancia. No, Pierre diceva. Ho capito riguardo il COVID, forse. Sì, sì, no, ho recuperato adesso i messaggi. Ok. La mi attento perché sto cucinando a Marta, ve lo dico. Tanto qui siamo tra amici, ti posso dire queste cose tranquillamente. Allora, Pierre, in realtà Alida stava rispondendo per il fatto del punto extra a Roberta che dice: vabbè, le recupero domani perché stasera mi stanno distraendo. Ed essendo a casa, appunto, riesce domani a recuperarlo non andando al lavoro. Ecco.
Allora, praticamente ogni libretto all'interno ha 10 fogli piegati a metà, ok? Così. Adesso possiamo decidere se graffarli con la graffatrice magnetica, oppure possono essere anche cuciti volendo. Praticamente con un punteruolo vanno fatti i fori e poi passato il filo, insomma, dentro e fuori e cucito il libretto. Io per fare prima, vabbè, diciamo vi faccio vedere. Tipo questo. Io questo l'ho praticamente graffato. Si fa prima, insomma, è veloce. Possiamo graffarlo. Faccio vedere come utilizzare la graffatrice magnetica. Allora, siccome è magnetica, praticamente si blocca. Io posiziono la base, i fogli, naturalmente tenendoli fermi. Vi potete aiutare anche con delle, un attimo, con delle graffette, tipo questa. Delle graffette tipo queste, per tenere fermi i foglietti. E quindi con questo attrezzino qui, non so se si riesce a, forse non si vede tanto, ci sono delle frecce che indicano dove per allineare praticamente la graffatura dove verrà praticamente io le allineo con la linea della cordonatura. Ok? Si intravede. Sì, perché con la luce, aspetta che i fogli si sono spostati. Un attimo, state fermi qui. Ok, intanto ne approfitto per ricordarvi, stavolta mi è stato ricordato dalla regia, la regia sono io, però c'è la regia della regia È andato male, che mi aspetta. ha ricordato. No, è Cinzia che mi ha mandato un messaggio, Jobot, e tu ricorda che i punti si possono recuperare, cioè i punti che Niente, non. diciamo, i progetti si possono recuperare. Sì, ma solo le sfide flash, diciamo che non possono Sì, infatti, essere. all'esclusione delle sfide flash. Diciamo tutti i lavori, perché insomma fate in tempo, ecco perché abbiamo anche un altro motivo per cui abbiamo messo appunto le dirette sia su YouTube appunto che sul gruppo sono facilmente recuperabili e quindi potete recuperarle in qualunque momento. Non avete scuse. Ok. Niente, praticamente andiamo a graffare tutti i nostri libretti. Questo se ne è scappato, vabbè. E poi andiamo a rifilare quelle pagine, la parte delle pagine che sbordano, facendo attenzione a non tagliare le alette interne. Quindi stiamo attenti a stare a bordo della copertina, però senza andare a tagliare l'aletta, praticamente. Allora. E niente, così facciamo praticamente per tutti gli altri, anche per gli altri due blocchi, li graffiamo, li cuciamo e poi li andiamo a dare praticamente il rifilo. Le taschine possiamo lasciarle aperte e quindi praticamente non incollarle come queste, inserire altre taschine, eventuali possiamo anche inserire altre taschine praticamente qui per inserire delle card, insomma, quello che è un po' ci va, oppure incollarle come in questo caso che io ho incollato i due pezzi laterali e tipo come questa, non so se si vede,
Io ho dato un taglio a V praticamente. Si vede? Sì, si vede, si vede. Nell'altra invece ho scelto di... Vediamo, magari con questo colore si nota un po' di più. Ecco, Ancora un po' più forte, sì, magari sì. Sì, questo qui si nota. Qui invece ho veramente. sempre chiuso le due alette praticamente lateralmente e con un punch tondo praticamente ho creato semplicemente la scanalatura praticamente per l'effetto da schiena, insomma. Poi la cosa che a me piaceva fare è stondare anche gli angoli dell'interno, quindi la parte no, scusate, dell'esterno dei quadernetti. Sfiliamo anche questo. Qui per dire, ho giocato praticamente con una tasca laterale, ma aperta anche di lato. E quindi l'ho incollata solo sulla parte a sinistra e gli ho fatto un taglio leggermente in diagonale. L'ultima ho stondato anche gli angoli interni. Ok, aspetta, non si vede. Ho stondato anche gli angoli interni e siccome io avevo usato una pattern, ho deciso di rivestirla, ma insomma, decidete voi come più vi piace. E qui non ho fatto altro che recuperare questi pezzi che sono avanzati nei ritagli dei fogli di A4 per creare praticamente un semplice libretto con un avanzo di pattern e di, vabbè, nel mio caso insomma c'era il Florence, però un'altra pattern, insomma, anche per sfruttare per vari appunti. Si possono fare più corte, magari da inserire in qualche altra taschina e niente. Un ottimo modo per recuperare gli avanzi, Sì, gli gli avanzi, scarti. sì. Io adesso, insomma, vi lascio la libertà, insomma, di incollare le alettine così come le abbiamo tagliate, poi come volete, insomma, se preferite incollarle piuttosto che lasciarle aperte e metterci una taschina internamente, insomma, per quello avete, insomma, la libertà. Il taglio rimane quello, però avete la possibilità di tagliarle e incollarle o piuttosto lasciarle aperte come sono alcune, insomma, nel mio, in base alle vostre, insomma, esigenze e comodità. Un attimo che faccio un po' di Allora, a pulizia. proposito di, dato che stai parlando di esigenze, Sì. Gerarda scrive che è ottimo per fare la lista dello shopping scrap. Esatto. Che è una lista così lunga che non si chiude mai, mai. Nasce sempre, vedi, stasera sicuramente sarà nata un'altra necessità, no? Allora, riprendiamo Esatto, Simona. Simona scrive la che proprio nostra sto copertina. morendo. Riprendiamo la nostra copertina e la nostra bustina. Praticamente dalla bustina andiamo a rifilare la parte, dopo il tratteggio, che è la parte praticamente chiusa, eliminiamo questa fascetta bianca. Tenendo naturalmente la cucitura, insomma, all'interno perché ci serve per tenere fermo e per tenere, insomma, dentro la nostra copertina. Quindi E diciamo che quindi andiamo. eliminiamo soltanto la parte bianca. Sì, solo la parte bianca, la parte superiore soltanto. Perché E poi la nostra manteniamo copertina. la parte sigillata. Esatto. Vai ragazze, forza, tutti i fuse fuori. Quindi praticamente adesso non dobbiamo fare altro che inserire la copertina all'interno. Oh, aspetta che questa non si era staccata. Dobbiamo inserire la nostra copertina all'interno. Ok. A questo punto io vado di shaker, visto che siamo pronti, insomma, per l'estate, la voglia di shakerare Ok, qualche mojito ci sta.
Allora ho optato per qualcosa di movimentato e shakerato. Facciamo uscire, non esce. Ecco qua, arriva pure anche tu. Eccolo qua, ci siamo. Abbiamo tre tonalità di verde, bellissimi, della collezione Moda Scrap. Questi li ha già inseriti, se non sbaglio, Pier Giorgio nella lista. Ve li consiglio perché hanno tre tonalità diversi e sono uno più bello dell'altro. Difficile scegliere, infatti li metterò tutti e tre. Claudia, io continuo a ridere perché qui, cioè, continuano i commenti. Dai, hai ragione. Ti rispondo solo chi ha ragione. Non ti leggo il commento perché non vorrei che lo bloccassero su YouTube. Ma in realtà non è niente Io lo di leggo che. dopo con calma, Lo va dico bene. dopo con calma. Ok. Li chiudiamo prima che... E niente, li facciamo andare un attimino giù, perché adesso qui dobbiamo lavorare di... Io intanto nel frattempo ho inserito anche nella scheda prodotto i sequins di Moda Scrap, le paillette verdi. Ok, Quindi avevo ecco. dimenticato forse di fartele inserire. Sì, poi ci sono di diversi, insomma, colori, sono fantastici, sono bellissime. Sì, io ecco, mi sono limitato a inserire quelli che tu hai usato nel progetto, cioè non Sì, toglie che però insomma. esatto, ci sono vari colori, insomma, da abbinare alle vostre carte, certo. Comunque ti dirò, queste carte per quanto possano sembrare molto... Easy. Per certi progetti si prestano abbastanza bene perché comunque sono semplici e sono belle anche da decorare poi, perché comunque ti danno la possibilità di giocare anche con il ritaglio degli animaletti, la farfalla, la formichina da inserire in un angolino, insomma, ci si può sbizzarrire. Allora, io vado a chiudere. Premesso Alida, anch'io il mio era nuovo, però non l'ho, cioè, praticamente quasi mai usato, quindi è la prima volta è stato per chiudere questo, quindi figurati. Allora, aspetta, questo non mi serve più. Mi sposto un po' più su. Però almeno l'occasione per utilizzarlo. Tentare non bruciarti con quel dito. No, tutto è possibile. Aspetta. Perlomeno io dal video lo vedevo veramente estremamente vicino. No, vabbè, ci sono abituato ormai. Le mie mani, come vedi, non sono ben curate come quelle di Marta, ma io l'ammiro tantissimo. Le mie, no, per niente. Fatemi controllare che l'abbia chiuso. No, aspetta. Ma è caldo, sì. No. Ecco, appunto, perché naturalmente da 3 ore che sto cercando di riscaldarlo e non avevo attaccato bene la presa. Perfetto! Ole! Oh, vabbè. Cioè, questa è la gaffe più grande che potessi fare, però va bene. Nel frattempo... Vabbè, ma il bello della diretta. infatti. No, ma 3 ore non si è chiuso, perché non si sta chiudendo? Per forza, era fredda. Va bene, vi Guarda, Claudia, faccio vedere... una fuse wireless non l'abbiamo No, non è stata ancora ancora no. inventata, però potrebbe essere un'idea. Bisognerebbe per quelle come me, guarda. No, c'ho qui sulla scrivania la ciabatta che praticamente ha 3.000 prese. Ma fra un po' dirà basta, ti Vabbè, prego, le prese non basta. bastano mai. Mai, mai. Allora, io poi vabbè, nel frattempo si riscalda di nuovo, considerando che erano 3 ore che era lì, va bene. Ho utilizzato degli occhielli, sempre in tinta naturalmente, praticamente per passare gli elastici, aspetta, no, non si vede, per far passare gli elastici all'interno, dove praticamente faremo passare i libretti, e poi anche per la chiusura, ok? E poi per decorare, insomma, ho
ho pensato di usare una nappina e è fantastico, questi immancabili ormai, l'old fashion, i ribbon, insomma, cioè, belli, 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 hanno dei colori fantastici e si abbinano, vabbè, bisogna averli tutti, io, via via me ne sto prendendo un po', perché sono troppo belli, hanno dei colori abbinati anche tra loro che stanno benissimo, quindi diciamo la scelta di mettere tre colori, secondo me, ti dà la possibilità di variare, insomma, no? Non hai un blocco tutto verde, un blocco tutto rosa, cioè, oppure ci sono quelli che hanno, mi sa, le tonalità tipo dell'azzurro, le tonalità del verde, giusto? Pier Giorgio? Non c'è Pier Giorgio. No, in realtà stavo pensando una cosa che non volevo spoilerare, però adesso non c'è Marta, quindi per adesso lo possiamo fare. Ah, lo pensavo. Fare. In realtà stiamo iniziando a realizzare dei ribbon Marta Attack. Attenzione. Attenzione. Ah, questa è una novità anche per noi, però Pier, non ci puoi tenere all'oscuro. Allora, in realtà ce li ho sulla scrivania in negozio, devo solamente assemblarli e poi c'è anche un piccolo, oltre ai ribbon saranno all'interno di un'altra sorpresa, diciamo così, qualcosa che già conoscete ma che, a cui vogliamo ridare, diciamo così, una lucidata, una nuova luce, ecco, okay. Una nuova mano di vernice ad una cosa vecchia, abbiamo pensato di abbinarci un nuovo prodotto. Vabbè, già ho detto troppo. Non lo dite a Marta, io non ho detto nulla. No, infatti no, non lo verrà mai a sapere, Piero, soprattutto. Allora, Claudia, giro a te la domanda, faccio rispondere te. Sì. Simona chiede, ma il righello... questo qui? Sì, va sì, messo sì, sotto? Io l'ho sempre messo sotto, magari sbaglio? Allora, in realtà io non ci ho mai pensato a metterlo sotto, no, però detto... bisognerebbe avere comunque un tappetino adatto, perché non so se il tappetino normale viene sbagliato, e c'è la scanalatura anche che ci aiuta ad andare dritti, quindi in realtà potete metterlo anche sopra, però dovete avere sotto un piano... adatto, ma infatti adatto. Lo uso così proprio perché non avendo il piano adatto o comunque la guida della scanalatura che c'è, mi fa da guida per andare poi dritta. Mm-mm. Però sì, se hai il tappetino, in teoria, dovresti andare così. Io il tappetino mi si squaglierebbe praticamente, questo non è adatto, no. Per questo io vado... vedi, questo è un altro acquisto che... Almeno iniziamo ad utilizzarlo, questo attrezzo. Perché più delle volte magari lo prendi e rimane lì, invece magari ti dà la possibilità... Sì, però naturalmente facendolo, sto facendo un macello perché era freddo, un po' tiepidino. Il bello della diretta che ho fatto lì, vabbè. Allora, aspetta che... Ma intanto rispondo anche io a un paio di cose, tipo Roberta che dice che non la vogliamo più nelle dirette, ma guarda, veramente le facciamo un favore perché lei non vede l'ora di andare a dormire. Forse per lei andrebbe a dormire alle 9 insieme alle bimbe, e quindi veramente le facciamo un favore. Sì, quindi, ragazzi, a me stasera questa è venuta un po' storta, ma perché vabbè, per la gaffa iniziale, perché è andata un po' a fatti suoi, però insomma la chiusura c'è. Allora, Claudia, scusami, okay. Ti leggo un attimino i commenti di Alida. Sì. Allora, di Alida e Roberta. Allora, quello del fuse, sì, Roberta, credo che sia in silicone, sia in silicone quello del sì. Fuse, ma si può utilizzare anche quello di vetro. Il piano di vetro. Fatto. E Alida suggerisce, oltre al piano di vetro, anche una mattonella. Ah, vedi, alla mattonella non ci avevo pensato. Sì, una perché tanto alla fine... Esatto. Perché tanto alla fine comunque la dimensione della base, insomma, è minima, sono 18 centimetri, quindi effettivamente sì. L'importante è che sia un piano che liscio e che sopporti il calore.
Eh sì, sì. Anche volendo, potrebbero... un piano di legno tipo tagliere, anche se farà i puntini neri, credo, perché comunque ma secondo me il tagliere di legno, ho paura che via via i solchi poi inizieranno poi a dar fastidio, sì. No, per esempio un'alternativa potrebbe essere, noi in negozio abbiamo una sorta di mattonella che viene usata normalmente per raffreddare la cera lacca, cioè come base di lavoro per la cera lacca, cioè su cui proprio poggiarla, che da un lato te la raffredda e chiaramente non rimane segnata, non si rovina. Poi essendo lucida si stacca anche facilmente. Potrebbe essere anche un'alternativa. Anzi, adesso che ci penso vi metto direttamente il link nei commenti. Allora, niente, praticamente noi abbiamo chiuso, sigillato la nostra copertina, così non ci tocca altro che fare. I buchetti. No, scusa Claudia, ti faccio una domanda. Come la rimetti dentro la custodia? Io non ce l'ho riuscita, tolti i piedini? Sì, i piedini si tolgono, per forza! E li metto e li rimetto tutte le volte. No, se no, quest'altro attrezzo in mezzo ai piedi, no, per favore, anche questo no. Sempre. No, no, li tolgo e li rimetto. No, perché se no, allora, veramente... Dice che il tagliere ci ha provato ed effettivamente brucia. Cioè, si brucia, sì, vengono, sì, si segna. Sì. Il piano di Timolz dovrebbe andare bene. Sì, un'ottima alternativa. Allora, noi segniamo però... Facciamolo con una penna perché sulla plastica adesso la matita non si vedrà. Praticamente cerchiamo di stare quanto più vicini al bordo, cioè lasciamo giusto 2 mm perché sennò poi non ci sta il nostro libretto praticamente, perché la copertina è alta 21,8, quindi abbiamo diciamo 4 mm da un lato e 4 dall'altro e un minimo di gioco comunque c'è con l'elastico. Quindi dobbiamo cercare di stare quanto più vicini al bordo. Quindi sulla parte del dorsino andiamo a segnare, io mi segno diciamo il centro, quindi a un mezzo centimetro dal bordo, il centro dove devo andare a fare, si vede? No, con la luce fa riflesso. Meno male che ho usato quella opaca apposta, perché sennò... Praticamente io ho segnato i due buchini, ma magari se li faccio, faccio vedere esattamente dove vengono. Allora, sposta al massimo. Ok, uno. Simona dice che lei i piedini neanche li rimette, fa troppa fatica. Allora, io li rimetto per un minimo di stabilità in realtà, però se devo fare una cosa veloce, sì, via, senza piedini. Allora, aspetta, fatemi tagliare la parte della plastichetta che non ha tagliato proprio bene. Scendete giù, ecco qui. Si vedono i buchini? Sì, adesso sì. Cioè, quanto più vicino al bordo, che comunque ci sia dentro, perché naturalmente deve tenere ferma la carta interna, però per stare insomma più largo possibile insomma con gli elastici, in modo che i quadernetti possano entrare tranquillamente, quindi sia da una parte facciamo scendere giù le nostre. Claudia, Simona chiede se hai utilizzato il foro, quello più grande o quello più piccino? Quello più grande, perché queste sono quelle insomma che vanno col foro più grande. Poi se preferite utilizzare quelle gli highlight più piccoli, dovete fare il foro più piccolino, però dipende anche dall'elastico che dovete far passare. Io ho usato questo da 2 mm. Aspetta che qui le paillette che se ne vanno sotto, rischio di bucare anche loro. Ok, fuori fatti anche qui e inseriamo adesso gli occhielli. Io andrei su questo colore qua, ne occorrono
4 adesso e 2 poi dopo per la chiusura. Quindi ne mettiamo i due, ecco, escono fuori dai buchini le pagliette. 2 sopra e solo uno sotto. Vi spiego poi dopo perché solo uno. Perché mi servirà per bloccare poi l'elastico a chiusura. No. Ok. Scappato. Vai lì. Ok. Allora, Cristina, non so se è arrivato il commento in differita. In questo caso Claudia ha utilizzato il foro più grande per gli occhielli, sì. Ma se hai gli highlights più piccolini puoi usare il foro più piccolino. Ovviamente deve essere adatto all'occhiello che andate ad utilizzare. Soprattutto fate attenzione per quanto riguarda l'elastico, se passa o meno nell'occhiello più piccolino. Esatto, io ho usato quelli da 0,5, per questo uso quello più largo. Okay. Ok. Allora, dicevo praticamente, gli occhiali io li ho inseriti, i due superiori, entrambi, sotto solo uno, perché l'altro mi servirà per bloccare l'elastico in chiusura. Quale lasci? Prendiamo fuori? Quello della copertina? Quello? Sì, sì. Quello della copertina sempre... frontale? Ok. Sì, è indifferente, però io per comodità ho lasciato quello a destra, okay. Praticamente tenendo la copertina a destra. Praticamente, allora, inseriamo praticamente l'elastico, scusate, al contrario, dall'interno verso l'esterno, dal buco quello praticamente senza occhiello. Lo passiamo dentro l'altro. Ok, ruotiamo la copertina, lo portiamo su fino a farlo passare praticamente sull'occhiello della stessa linea. Ripassiamo praticamente dall'esterno verso l'interno. Non facciamo altro che creare questi due archetti. Che ci serviranno anche per una questione anche di decorazione, se vogliamo attaccare qualcosa qui, insomma, nella parte superiore. Ok, Cristina, okay. Perfetto. Cristina praticamente dice che ci sta guardando dalla TV e i commenti arrivano un pochino più in ritardo. Mentre Roberta chiede che lunghezza di elastico serve. Senti, io ho considerato un totale di... per stare esagerati, insomma, larghi, per avere la possibilità, il modo, insomma, di poter tirare, poi magari rifili anche dopo, però più o meno 110-120 centimetri tra questi due passaggi qui e l'unione dei libretti interna e la chiusura, perché serviranno anche per tenere fermi i due libretti. Allora, praticamente, aspetta, questo passaggio forse non l'ho fatto vedere, questo... è l'ultimo a chiusura e praticamente entra nel forellino. Abbiamo questo gioco qui, ok? Tenendo praticamente, allora possiamo tagliare questo pezzettino che avanza. Aspetta. Ok. Avendo questi due praticamente, uno che entra e uno che esce, li teniamo praticamente tirati verso l'esterno. Gli elastici devono essere tesi, ma non troppo, perché sennò si rischia di imbarcare praticamente la copertina e quindi di fare un gioco di tiraggio praticamente della copertina, insomma, che non va bene. Quindi devono essere abbastanza tirati, ma non eccessivamente. Il giusto. Allora, andiamo a inserire l'occhiello. Qui faremo un po' fatica perché naturalmente ci sono due elastici all'interno del buco, quindi facciamo un po' fatica a inserirlo, però dovremmo riuscire a infilarlo. Questo ci servirà praticamente per bloccare entrambi, insomma, i capi. Allora, se non mi scappa, nel frattempo cerco di
Quindi Claudia, scusami, non vai ad annodare, è No. semplicemente l'highlights che ti blocca Sì, l'elastico? sì. Fantastico. Aspetta, pensavo di essere. Vedi? Sia dentro Perfetto. che fuori. E quindi andiamo a tagliare quello che è di più. E questa è praticamente la parte che terrà i nostri blocchetti. Poi andiamo, prima di fare la parte della chiusura, andiamo a bloccare i nostri, ve lo faccio vedere qua perché gli altri appunto non li avevo finiti per. Prendiamo questi due, ecco, mi è crollato nel frattempo tutto. Prendiamo questi che ho già finito, vi faccio vedere come li ho uniti. Prendiamo praticamente i due dei quadernetti e facciamo passare sempre l'elastico nella metà del primo e nella metà del secondo, ad unirli praticamente, come se. Non so se vedete, praticamente questo è il primo. E questo è il secondo, fatemi togliere questo che non c'entra. Non ho fatto altro che passare l'elastico nelle due metà. È chiaro come ho fatto? Sì, è chiaro, è chiaro. Ok, e annodo, tirando un pochino, ma non troppo, sempre per il solito discorso, e faccio un nodino. Se non mi scappa. Allora, Claudia, dice Roberta, se fossero più di due. Adesso ti faccio vedere come incastrarne fino a 5 nello stesso identico modo. Praticamente adesso noi abbiamo così abbiamo bloccato due. Se fossero stati 5, altri due li avresti bloccati così. E il quinto lo incastriamo, adesso ti faccio vedere qui all'interno. Questi sono uniti praticamente dall'elastico, giusto? Cioè l'elastico che Esatto. li tiene uniti. Praticamente non facciamo altro che farli passare all'interno del primo elastico. È arrivata anche Lucia. Ciao Lucia. Ciao! E praticamente questo è bloccato, vediamo se così si nota di più. È bloccato questi due libretti sono bloccati dal primo elastico. In questo caso possiamo inserire altri due e bloccarli con lo stesso sistema, bloccarli col secondo elastico della base. Oppure, se ne abbiamo solo tre, praticamente il terzo passerà semplicemente al centro. Del secondo elastico, così. Ok? Oppure se ne abbiamo 5 o anche 6 volendo, però naturalmente considerate quanto più libretti inseriamo all'interno, più bisogna aumentare lo spessore del dorso. Si può tranquillamente mettere un altro al centro dell'elastico, cioè questi due sono uniti tra loro. Questo elastico che passa sopra ci può servire per il terzo libretto. Si vede? Si capisce che Sì, Gabriele? si vede, si E vede. quindi lo stesso gioco lo si può fare praticamente con l'altro elastico, quindi si può giocare praticamente con altri tre blocchi o con due soltanto. Naturalmente, sempre il solito discorso che quanti più quadernetti andiamo a inserire all'interno, più spesso deve essere il dorso, perché sennò poi non ci sta, ok? Noi in questo caso, praticamente, siccome stiamo lavorando su tre, ma vi ripeto, potete farne anche 4, 5. Io su tre gioco sui due elastici, dividendomeli due sul primo, con l'incastro che vi ho fatto vedere,
e uno da solo sul secondo. Ok? Perfetto, chiarissimo. Allora, Alida ci ha salutato, ci saluta che va a vedere le novità e poi va a mamma. Ciao Alida, abbiamo Alida. Tanto quasi finito. Grazie e buona serata. Ciao, ciao Alida, grazie per la compagnia. Allora, ci mancano soltanto gli ultimi due occhielli per la chiusura e poi diciamo che abbiamo completato naturalmente la decorazione delle pagine. Quello poi lo lascio a voi, insomma, che sicuramente ognuno insomma avrà poi il gusto di decorarla come meglio crede. Anche qui praticamente sul retro copertina andiamo a fare altri due buchi come abbiamo fatto per il dorso, mantenendoci anche volendo un po' più dentro, perché tanto qui non influisce il discorso dell'inserimento insomma del quadernetto, quindi diciamo che qui possiamo andare anche in maniera un po' più tranquilla, cerchiamo di stare nella stessa distanza sia sopra che sotto, insomma soprattutto mantenendoci magari rispetto al bordo in una misura insomma uguale, perché servirà semplicemente per tener fermo l'elastico per la chiusura insomma. Quindi, allora Claudia, scusami, Roberta sì. Chiede se ci fai vedere come hai fatto a fare il black notice, quello che va nel taschino. Sì. Adesso allora come finiamo con la chiusura? Sì, fammi fare la chiusura, sì, infatti, esatto. Così completiamo la copertina e facciamo quello e abbiamo concluso. Allora, io mi faccio riferimento. Ok, qui. Io uso la battuta per andare allineata, la battuta della macchina. Ok. Aspetta, non facciamo scappare. Anche qui usiamo due. Allora, prima di inserire gli occhielli, qui facciamo praticamente lo stesso discorso che abbiamo fatto sulla chiusura dell'elastico sul dorso, lo facciamo all'interno, cioè mettiamo già direttamente l'elastico prima e poi andiamo a chiudere praticamente con l'occhiello, in modo che tenga fermo l'elastico. Allora, inseriamo praticamente l'elastico sia sopra che sotto. Per regolarci nella misura, praticamente lo facciamo passare nella parte davanti. Manteniamoci abbastanza larghe perché considerate che adesso i libretti sono vuoti, poi inizieranno a riempirsi, quindi a ingicciottire anche la parte davanti. La cosa che dimenticavo di dirvi, cercate di stare almeno insomma un centimetro e mezzo dal bordo, in modo che la tenuta dell'elastico ci sia, che regga bene insomma, perché se viene troppo a bordo scivola. Se, soprattutto quando si cicciottisce, praticamente l'elastico scappa. Allora, praticamente. Quindi ci possiamo tenere, diciamo, a bordo anche copertina dal basso. Praticamente, sia dall'alto che dal basso. Mentre da qui possiamo stare a un mezzo centimetro dalla parte alta e dalla parte bassa. Per quanto riguarda la parte laterale, diciamo, se riusciamo a stare almeno a spostarci, io per dire già è per me un po' pochino, però se riusciamo a stare anche a un paio di centimetri è meglio, ha una tenuta migliore insomma. Ok, allora fatemelo riinserire, ne blocco uno, dove li ho messi? Qua, ne blocchiamo uno. Ok, aspetta che non vedo. Ok, allora tagliamo dopo e quindi inserisco anche dall'altra parte, tiro un pochino giusto che
insomma, non sia proprio lento. E tenendo fermo un po' l'elastico, cerco di inserire l'altro occhiello a chiusura. Questo perché, per evitare, insomma, che vengano fuori nodini, insomma, diversi nodini. Diciamo, rimane un lavoro un po' più pulito. Ok. Sfila anche qua. Quindi, per quanto riguarda l'elastico, questo esterno lo facciamo passare dall'esterno verso l'interno, quindi la puntina la lasciamo all'interno, sì. Diciamo l'esubero di elastico, che poi vai a rifilare? Sì. No, l'esubero di elastico va all'interno, rimane all'interno, che poi io vado a rifilare. Sì. Ok. Raffaella e Roxana ti fanno i complimenti. Grazie per questo lavoro. Spero che, insomma, sia chiaro, insomma, sia stata, insomma, abbastanza chiara, insomma, nel spiegarvi un po' il tutto. Poi, naturalmente, potete sfruttare questa parte qui, questo anellino, insomma, che si è creato con l'elastico, per passarci il nastrino, un po' come ho fatto, è volato via, come ho fatto io praticamente qui. Ho passato un nastrino, ci ho attaccato una nappina nell'elastico. A chiusura, anche qui ci ho fatto tipo un fiocchetto, insomma, oggi se n'è andato un po' a passeggio, però avevo fatto un fiocchetto praticamente sempre con lo stesso nastrino. Insomma, potete decidere voi come decorarlo, insomma, come preferite. Anche Cinzia diceva che questo sistema per evitare i nodi, insomma, che è molto, è bello, lascia il lavoro pulito. Pulito, esatto. Per fare questo libretto qui non è altro che i vari foglietti praticamente che sono avanzati. Prendiamo qualcuno in più. Non troppi, perché poi naturalmente fanno uno spessore, perché la lettera non ha un dorso in realtà. Quindi diciamo che io gioco sempre su una decina di foglie, non di più. E prendiamo la misura, fatemi vedere un attimo. Sì. Allora, sono 7,5, quello che è avanzato è 7,5 naturalmente per 21. Allora, siccome l'altezza del libretto è comunque 21, il libricino lo rifilo di almeno, insomma, un paio di centimetri. Possiamo fare 19, perché ci deve entrare tranquillamente nella tasca, no? E quindi il blocchetto andiamo a rifilare, il blocchetto di carta lo rifiliamo a 19 centimetri. Aspettate che io ho sempre la doppia lama. Ok, 19 centimetri. Io la pattern praticamente l'ho lasciata lunga, che potesse girare un po' dietro, per dare anche un decoro, una sorta di decoro, insomma. Quindi la dobbiamo tagliare, abbiamo detto 7 centimetri larghezza, 19, facciamo magari un 19, consideriamo un paio di centimetri che svoltano dietro, quindi tagliamo il pezzo a 21 centimetri per 7,5, giusto? 21 per 7,5. Si vede? Ti conviene girarla un attimo la carta, perché questa è un po' chiara. Sì, questa è un po' chiara. Aspetta, fammi togliere la. Facciamo al contrario. Così vi faccio vedere. Così si vede meglio, sì. Praticamente i 2 centimetri che ho calcolato in più servono per svoltarlo dietro, diciamo, e bloccare i fogli con una spillatrice. Ok? Ma in questo caso, siccome è carina questa qui rossa davanti, Sabina, anzi no, facciamola sul verde, visto che sì, puoi lasciare quella rossa. Sai, quella rossa, lasciamo? Ah no, come vuoi, scusami, è arrivato in ritardo, sì. L'audio. Dicevo, puoi utilizzare qualunque, cioè una delle due, era soltanto per far vedere bene dove va. Esatto. Ok.
utilizza quella Praticamente usiamo questa verde, visto che comunque si abbina al secondo diario che abbiamo creato stasera. Praticamente non faccio altro che dare due graffate Ok. e poi per chiudere, io di solito queste le batto un po' perché sono insomma un po' sporgenti, e poi magari con un pezzo, un avanzo, sai, di Florence, insomma, vado a coprire le graffette con un po' di colla. Stondo gli angoli ed è fatto, cioè il gioco è fatto, niente di particolare, però sono quei piccoli aiuti, insomma, che possono servire per prendere appunti semplici, insomma, e per recuperare anche quegli avanzi che magari a volte uno dice: che cosa me ne faccio di quei pezzettini lì? Esatto, non si butta mai via Ma niente. è niente. Ok, Allora, vediamo un po' di colla. Aspetta che spieghiamolo bene. Mettiamo la colla. Oh, ciao. Ciao è Marta. arrivata Marta. Ciao Marta, Ciao. bentornata. A sorpresa. Ci hai Ciao. trovato ancora qui. Sì. Ciao. Stavo aspettando il momento giusto per intervenire, per non Stanca, disturbarti. immagino. Un pochino sì, ma Un dai. pochino. E niente, questo Si ha buon periodo. è il... Ah, diciamo che abbiamo finito. Diciamo che alla fine il risultato, insomma, è questo. La copertina praticamente shakerata con tre inserti, con le alette, con le taschine. Insomma, qui poi si può fare anche un lock notice più piccolo rispetto a questo, da inserire anche qui, per sfruttare un po' tutti i ritagli effettivamente, perché alla fine basta poco, giusto un pezzo di pattern avanzato, un po' di Florence, insomma, si fa presto, insomma, a creare... Ah, dietro ho dimenticato, ok, vabbè, comunque dietro nell'altro ci ho messo un pezzo di Florence, vabbè, adesso per la fretta... Avevo dimenticato questo particolare che l'avevo messo, ma si può lasciare anche così, cioè volendo possiamo lasciarlo anche così. Poi le varie taschine, insomma, dove possiamo inserire delle tag di promemoria. E questo è quello che avevo messo qui. È chiaro, Roberta, il blocchetto degli assegni, come lo chiama Pier Giorgio? Da mettere dietro, immagino, Sì, no, la parte mi ritengo finale. un libretto degli assegni, perché siccome non conosco il linguaggio tecnico di voi Scrapper, allora ho detto, vabbè, il libretto degli assegni, ma vedo che mi ha In capito qualcosa. bianco. E quindi niente, Allora, diciamo che Claudia, il ci sono progetto. tanti tanti cuoricini per te, Grazie, grazie mille. tanti Spero che sia complimenti. stata chiara. Qualsiasi cosa, insomma, chiedete pure, non vi fate problemi. Insomma, siamo qui anche per questo. Roberta dice tutto chiarissimo. Perfetto. La dispensa super professional. Beh, considerate che con questo pad abbiamo ottenuto due diari cioè con tonalità, insomma, fantasie, cioè, simili ma diverse. Cioè, è un attimo, comunque basta poco poi giocare, insomma, no, con le sfumature, anche magari semplicemente con un ritaglio, insomma, ci si può divertire un po'. Perfetto per un doppio regalo. Ma infatti i miei sono già destinati, diciamo, sono prenotati. Sì. Sì. Beh, uno è mia figlia, innanzitutto, cioè, mamma, uno è mio, va bene. Perché anche lei, naturalmente, come vede, cioè io li uso tantissimo, proprio appunto, come ho detto prima, per schizzare, per se devo prendere un appunto veloce, una misura di un... Sto lavorando un progetto e magari mi devo appuntare una misura, ci devo fare le prove. Per me è anche comodo per quello, no? E quindi le ha detto: sì, ma anch'io ne voglio uno anch'io, perché loro usano spesso a scuola, magari nei ritagli di tempo, disegnare su carta, cioè la maestra gli lascia quel tempo libero. E quindi
Lei ha detto, per me è un ottimo aiuto per come ha detto, per distogliere la mente dai pensieri. Ho detto, bene, iniziamo già da adesso, figlia mia, va bene. Vabbè, però attrae Insomma. pensieri positivi. Sì, no, no, assolutamente. Sì, si rilassa, disegna. Dormitori della mamma. Vabbè. Orgogliosa che gliel'ha fatto la mamma. Ah. Poi c'è che, beh, tutto sbrilluccicante, ce cioè, vuoi mettere. E niente, va bene. Ragazzi, Allora, spero Claudia, insomma io sia piaciuto. ricorderei le Sì. varie scadenze, così ridiamo un attimo un ultimo Diciamo feedback. che il progetto è abbastanza semplice, ma avete comunque un tempo abbastanza lungo perché avete tutto il mese di maggio per poterlo realizzare, quindi fino alle 23:59 del 31 maggio. Per ottenere il punto extra vi diamo 48 ore di tempo, quindi fino al 4 maggio entro le 22:30 per ottenere quel punto in più. I vincoli obbligatori sono la struttura e l'uso dell'elastico. Come vi ha fatto vedere Pier Giorgio, abbiamo diversi elastici colorati, quindi sfruttate questa possibilità perché comunque inserire un elastico colorato abbinato alle carte, secondo me, rende anche il tutto un po' più sfizioso. E poi abbiamo il vincolo extra che vi dà la possibilità di ottenere un punto in più, e che è la copertina shaker. Quindi se realizzate la copertina così come l'abbiamo fatta noi, con la chiusura, con il photofuse oppure con cucita, potete ottenere un punto extra. Quello è il punto, diciamo, è il vincolo extra, la copertina shaker. E penso di aver detto tutto, giusto? Ho dimenticato qualcosa? Perfetto. No, non mi sembra. Sei stata Siete ormai esaustiva. No, bravissimi, mi hanno già detto che non mi vogliono più in diretta, posso andare in pensione allora. No, no, Marta, tu ci servi, la tua compagnia serve, no, no, ci devi Marta, non stare. te la scampi così facilmente. No, mannaggia, va bene. Va bene. Stasera abbiamo fatto la coppiata vincente, Gabrieli e Gabriele. Abbiamo Infatti. fatto il gioco di... insomma. Va bene, io Va non leggo bene. commenti. Guarda, no, non ci lasciare, No, ecco, non meno ci male. lasciare, infatti, hai Uno che mi visto? vuole, grazie Lucia. Va bene. Allora, grazie come Ragazzi, sempre grazie a per voi. averci seguito. Sì, noi in Grazie a settimana Claudia per questo bellissimo progetto. mi associo anch'io, però in Sì. settimana ci rivedremo per lo scrappivendolo. Sì, perché come avete visto oggi sono arrivati diversi scatoloni, quindi abbiamo Vabbè. sempre più bisogno di fare spazio a nuovi arrivi e E nuovi progetti in cantiere. nuovi Io progetti. qualcosina ho accennato, però rimaniamo sul vago, diciamo, dai, Domani no, sarà non tutto spoileriamo. al massimo caricato sul Sì, sito. assolutamente. E vabbè, alcune novità le avete visto questa sera, gli elastici, poi sono arrivate. Sì. I fiori secchi, gli anelli colorati, poi che altro? Cera Diversi lacca, charm. diversi charm e nuovi sigilli di cera lacca anche. Va bene, però adesso non vi Ok, vabbè, tanto annoiamo, faremo anche una diretta per facciamo un'altra presentare. diretta per Sì, farvi sì. vedere tutto, tutto, tutto. Grazie, Roberta, non... allora. Roberta no, non dire niente, Roberta, abbiamo detto, shh, è rientrata Marta, non si dice che Pier Giorgio spoilera, per favore. Va bene, no, dai, ho capito, ve l'ho detto pure di non dire niente. Cioè, Niente. dai. Pierre, però scusami, l'hai appena detto, appena è rientrata Marta, stasera qualcosina ho spoilerato. Vabbè, ma lei non ci aveva creduto, cioè se voi però la valorate questa cosa... Cioè... Va bene, mi vado a rivedere la diretta così vedo bene su che cosa No, non la scarico, questa non la scarico stavolta, su che sì. cosa devo andare a fare la romanzina. Va No, è bene. stato bravo, è Ma stato no, ma bravo. no. Va bene, ragazzi, Ragazzi, buonanotte a buonanotte e tutti. ci vediamo, Ciao, ci sentiamo buonanotte. presto. Ciao, buonanotte a Buonanotte a tutti. tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.